2 ottobre, i loro angeli nei cieli. Dio è colui che vede, è colui che è visto dai suoi angeli, è colui che manda gli angeli perché vedano e riferiscano. Nella scrittura più antica, ancora non sempre è possibile fare la distinzione tra Dio e l'angelo di Dio. In quella più recente, a poco Dio si distingue dai suoi angeli. Il primo bambino di cui si occupa l'angelo di Dio è Ismaele, figlio di Abramo e di Agar. L'angelo di Dio vede, interviene, salva. Allora Sarai disse ad Abram: «L'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te». Abram disse a Sarai: «Ecco, la tua schiava è in mano tua, trattala come ti piace». Sarai allora la maltrattò tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e le disse: «Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai?» Rispose: «Fuggo dalla presenza della mia signora, Sarai». Gli disse l'angelo del Signore: «Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa». Le disse ancora l'angelo del Signore: «Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa». Soggiunse poi l'angelo del Signore: «Ecco, sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti, e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli». Agar al Signore che le aveva parlato diede questo nome: «Tu sei il Dio della visione», perché, diceva, «non ho forse visto qui colui che mi vede». Genesi 16, 1-13. Il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziana, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: «Non sembri male ai tuoi occhi questo, riguardo al fanciullo e alla tua schiava. Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe, ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza». Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un odre d'acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ella se ne andò e si smarrì nel deserto di Beersabea. Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Non voglio veder morire il fanciullo». Sedutasi di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie della terra d'Egitto. Genesi 21, 8-21. Le parole di Gesù sono di una chiarezza divina ed eterna. I piccoli vanno aiutati perché crescano in sapienza e grazia. Se essi vengono disprezzati, e sempre li si disprezza se vengono nutriti da scandali e da ogni altra immoralità, l'angelo del Signore che vede è obbligato ad intervenire. Può intervenire anche con azioni violente, perché gli scandali e le immoralità non distruggano il cuore, la mente, l'anima di uno dei piccoli di Gesù. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?»
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». Matteo 18:1-5:10. Ognuno è obbligato a vigilare su se stesso, sapendo che il Signore è colui che vede. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci esemplari in ogni cosa.